persone per bene, non i balordi o gli spacciatori. Questo. Però su questo devo dire che Di Maio ha mantenuto la promessa, perché disse da New York: sull'immigrazione faremo molto più di Salvini. Chiedo in queste 36 ore di fare quello che non posso fare io, perché domani me la dormo. Prendere sto robo qua, telefonino, guardare la rubrica WhatsApp, rubrica telefonica, perché stando ai dati a stasera c'è ancora un umbro su tre, un ternano su tre, che ancora pensa di non andare a votare, perché votare e non votare è la stessa roba. Io ho bisogno che voi domani, quando portate il figliolo alla partita di pallone, quando andate a Castagne, quando andate al torneo di Burraco, domenica quando andate a messa, mi raccomando tutti a messa, se no ci scomunicano domenica, perché c'è un candidato di sinistra che ha detto che chi vota Salvini, chi vota la Lega non è cristiano e non può andare a messa. Pensate che supponenza, che arroganza, quando il primo insegnamento del Vangelo è il perdono. E quindi vi chiedo però di parlare alla testa e al cuore, ciascuno, qua siete tantissimi, siete una marea, è una piazza stupenda, se ciascuno di voi da qui a domenica porta a scegliere di diventare padroni e protagonisti del cambiamento dell'Umbria, andare a votare, è un minuto, domenica i seggi sono aperti dalle 7 alle 23, puoi avere la cresima, il battesimo, la gita, l'influenza, quello che vuoi, ma non è possibile che tu non trovi un minuto per decidere il futuro della tua terra, anche perché quella di domenica è la prima volta dopo 50 anni, per 50 anni le elezioni regionali si facevano, ma tanto si sapeva già chi aveva vinto, quindi magari molti mi dicono: io manco andavo a votare, tanto voto o non voto hanno già vinto quelli là. Questa è la prima volta dopo 50 anni che il voto di ogni donna e di ogni uomo può fare la differenza, ma il treno ferma a Terni domenica dalle 7 alle 23, se uno non vota domenica, lunedì va in ufficio, non è ammesso il borbottio, il lamento, chi non vota è complice del vecchio e non rompa le palle se poi non cambia niente, non lamentarti, non mugugnare, noi l'occasione te la stiamo dando, poi saremo bravi, fra 5 anni torniamo qua e ci rivotate, non saremo stati abbastanza coraggiosi per rispondere alle vostre esigenze e voterete qualcun altro, però se l'ospite puzza dopo 3 giorni, amico mio, dopo 50 anni qua è una discarica, quindi è questo, domenica dalle 7 alle 23, alzi la mano, ma alzi la mano solo chi pensa di poterlo fare da stasera a domenica sera, di portare al voto 3 o 4 persone che invece pensavano di starsene a casa. Chi può farlo? Siamo in parecchi! Tanti, tanti. E allora abbiamo già vinto, ragazzi. E allora abbiamo già vinto. Quindi io vi ringrazio perché sono stanco morto, ma sono felice perché mi avete accolto nella vostra terra e mi avete reso protagonista di un cambiamento storico. Viva Terni! Viva l'Umbria! Viva la Lega! E grazie uno per uno a ciascuno di voi, grazie a voi, forza Ternana, e ci troviamo in Champions, grazie, grazie, grazie di cuore, veramente, e questa piazza incredibile me la porto dietro per i prossimi mesi, e siete la mia medicina migliore, grazie di cuore, buona vita, buona fortuna, buon voto, viva l'Italia e viva la libertà di questo splendido paese. Grazie.